insomma, io credo che la presenza qui di tante mie aziende, mie non purtroppo come proprietà, ma come rappresentanza dell'Enoteca Provinciale, sta dimostrando che il lavoro fatto dal vino salernitano ha un valore importantissimo. Noi ce ne stiamo rendendo conto un po' dappertutto, in Italia e all'estero. Posso dire, è una provocazione, perché i vini, soprattutto questi del Cilento, hanno un costo così alto? Allora, è un aspetto, innanzitutto io non sono proprio d'accordo su un costo così alto, perché se noi lo paragoniamo, io dico sempre che una cosa, che il vino più costoso dell'Enoteca Provinciale esce a 34 euro, non voglio dire qual è. Un vino della stessa dimensione, fatto nel Grossetano, esce a 75 euro, quindi bisogna, con lo stesso tipo di blend, o quasi, c'è l'aggiunta solamente dell'Agliani, e con gli stessi risultati sulle guide auto. Quindi non è vero che i nostri vini in realtà costano molto. Indubbiamente però io dico che se noi guardiamo la conformazione territoriale dei nostri vigneti, noi ci rendiamo conto che non è una coltivazione di tipo massiva, quindi non è facile. Se noi immaginiamo la costiera amalfitana con gli strapiombi, dove in pratica il vino si deve raccogliere ancora a braccia, mentre invece, tanto per dire una cosa, il Beneventano, che ha delle distese enormi di falanghina dove si raggiunge con la macchina, insomma è normale. Che cos'è che spinge poi a molti, soprattutto nel nostro territorio, a incominciare un lavoro del genere? Ma io perché poi è faticoso, non è una cosa facile. Guardando in pratica quella che è la realtà delle aziende che partecipano all'Enoteca, dico, alcune sono le nuove generazioni dei vecchi contadini, e quindi c'è una tradizione familiare rivisitata in maniera moderna. Altri invece sono degli approcci di quasi di natura culturale, mi sia consentito, perché io dico che i vignaioli attuali hanno una voglia di mettere della cultura nei loro vini, perché il vino, a ben pensare, se uno beve un vino, beve un territorio, beve anche la cultura del territorio. E allora io credo che sia un motivo di orgoglio. Io ho persone che lo fanno come seconda attività e persone che hanno deciso di lasciare altre cose per mettersi a fare il vino. È un ritorno alle origini, però in maniera diversa, perché il vino che si produce attualmente da parte delle aziende salernitane è un vino di qualità. È un vino che viene potato molto, che non ha una resa, ha una resa piuttosto bassa a ettaro, ed è un vino che va gustato e non è più il vino da pasto dei nostri anni. Io le dicevo questo perché qualche volta sono stato al Wine Festival a Merano, sì, e ho visto degli ottimi vini effettivamente, però i prezzi molto competitivi. Ma lei ha visto il territorio è diverso, e sono diversi anche i vigneti. Coltivare una pepella, coltivare una ginestra, coltivare lo stesso fiano è diverso da coltivare altri tipi di vigni. Cioè, parliamoci chiaro, oggi il Merlot è il vino più semplice da coltivare. È molto più difficile fare un Agliani, bisogna potarlo, la resa è diversa, si arriva più tardi alla vinificazione. In pratica ci sono dei problemi che si riversano sul prezzo. Però il ragionamento qual è? Che davanti a un'omogeneizzazione generale del gusto, oggi le persone intendono arrivare sempre a un gusto particolare. Il gusto particolare viene dai vitigni autoctoni, soprattutto visti poi nell'ambito del territorio, perché io dico che se parliamo ad esempio di Fiano, il Fiano è un vino che è nostro, però è anche della Vellinese. Però proviamo ad aprire un Fiano del Cilento e un Fiano della Vellinese. Sin da quando lo apriamo è nettamente diverso, perché lì ha una colorazione più tendente al verde, da noi invece più tendente al giallo. Ma questo perché?
perché riflette il territorio, che riflette il discorso che siamo vicini al mare, che abbiamo un'assolazione ben più alta di quella dell'Avellinese e quindi il prodotto è diverso. Allora chi beve il Fiano del Cilento beve un Fiano di tipo diverso. Presidente, voglio dire una cosa, una scommessa come la sta facendo Bruno De Concilis a sud del Cilento, a Morigerate, esattamente. A Morigerate, lo so. Come vede questa... Ma Bruno è un genio, nel senso è una persona di una creatività enorme, però accoppiata anche a delle capacità imprenditoriali. Io ci credo perché... Io credo che tutto sommato, guardi, io per una vita ho costretto mia moglie a fare molte volte le vacanze estive, una volta al Cormons, una volta in Borgogna, dove c'è la produzione del vino, ci sono, soprattutto se vengono sviluppate altre cose, e lei è un maestro in questo, cioè la gastronomia non può essere, non possiamo fare enologia senza la gastronomia, è un assurdo. Anche perché il cibo si deve sposare col vino e c'è un turismo che è assetato di questo, però è un turismo che non può essere in qualche modo trattato alla stregua di un turista normale, occorre fare un salto di qualità complessivo, cioè bisogna creare dei pacchetti, non è possibile, io voglio venire nel Cilento, ma voglio oltre che andare a visitare le cantine del Cilento, vedere i vini o andare a vedere i fagioli o andare a vedere i ceci della zona particolare, voglio andare a vedere anche le mozzarelle. Allora, produrre un pacchetto che guardi tutto questo, insomma i presidi slow food, il discorso complessivo che si sta facendo, noi lo stiamo cercando di fare anche a Salerno Centro, con l'Enoteca, noi stiamo cercando di sviluppare proprio questo concetto. Io guardi, ti dico una cosa, un elemento che manca un po', io sto a Salerno, ho aperto un'attività da poco, è noto che tra i ristoratori anziché non c'è unità, e non c'è unità di divulgazione, di comunicazione. Io dico guardate, allora, questo è un problema, sì, perché Salerno potrebbe avere un ruolo diverso. Anche perché si trova a destra si trova la Costiera Amalfitana e a sinistra si trova il Cilento. Io dico che non è colpa solamente dei ristoratori, è colpa anche degli utenti. Sì, perché noi dobbiamo fare educazione, cioè la richiesta sviluppa l'offerta e l'offerta sviluppa la richiesta, sono due meccanismi che vanno insieme. Io però, quindi noi, il discorso poi della mancanza di unità, io le do perfettamente ragione, ho fatto una riunione, ho invitato 100 ristoratori alle note, me ne sono arrivati 10, ma già è un risultato, però penso che si sta muovendo tutto avanti, il tentativo qual è? Far capire che la ristorazione per essere riconosciuta e per essere valida si deve basare essenzialmente sulla qualità. Quindi ristorazione di qualità che si effettua attraverso prodotti di qualità e vino di qualità. E adesso andiamo a bere un vino di qualità, il Cenit.